Ettore è un bambino speciale. Un ragazzo pieno di energie, di vitalità. Apprezza i piccoli gesti. Eclettico, gli piace cantare, gli piace ballare. Non dà mai niente per scontato. Ha affrontato un viaggio che pochi hanno affrontato e abbraccia la vita, e questa secondo me è la cosa più importante. Qualche anno fa, quando Ettore aveva circa 2 anni e mezzo, faceva fatica a camminare. Era molto bianco di carnagione. Lo vedevo debole, ecco. Non sapevamo che malattia fosse, non sapevamo cosa significasse. C'era qualcosa che non andava. Siamo andati al Bambin Gesù e dopo un'ora Ettore praticamente era già ricoverato in ospedale. Il vero dolore sta nell'incertezza, questa sensazione di instabilità, la terra che ti trema sotto i piedi. Ettore aveva una leucemia linfoblastica acuta e mi è crollato il mondo addosso, sì. Non sapevamo cosa raccontare ad Ettore. Ci siamo detti che cosa ci inventiamo? Cioè, nel senso, era difficile a un bambino di 3 anni spiegargli cos'è la leucemia, che doveva fare delle chemioterapie. E da là è nata tutta la storia che abbiamo inventato per Ettore. Le storie ti aiutano tantissimo, no? A trasformare ciò che è grigio in qualcosa forse un po' più di colorato. Gli abbiamo raccontato che lui era lì per fare una sorta di training per diventare astronauta, per fare un viaggio sulla Luna. Quindi avevamo il robottino che era in realtà il macchinario che faceva le terapie, che era quello che gli dava l'energia, la linfa, il potere per poter affrontare questo viaggio. È diventato un personaggio di questa storia, tanto è vero che Ettore si è affezionato a questo macchinario, il nostro amico Willy che quindi dava queste pozioni magiche per farlo diventare sempre più forte e pronto per questo viaggio. E a un certo punto abbiamo iniziato a crederci anche noi a questa storia. È stato un viaggio per tutti, io personalmente lo vivo ancora. La ricerca a noi ci ha salvato. Io per la prima volta mi sono fidato ciecamente. Una stessa malattia che quella che ha avuto Ettore, e negli anni 80 si moriva. Affidato alla scienza, affidato ai medici, affidato alla ricerca. Chiaramente ci sono stati dei momenti molto faticosi. Però non siamo mai stati da soli. Questi viaggi ti cambiano. La fortuna è cercare di cambiarti e mantenerci tutti vicini, no? Noi abbiamo sentito veramente tantissimo amore. Airk l'ho conosciuta durante questo percorso, in realtà. Nella sfortuna abbiamo avuto tante fortune. Una di queste è stata anche che si è realizzato il film che ci hanno raccontato. Donare a queste associazioni che fanno appunto ricerca significa salvarci. E oggi se siamo qui anche perché vogliamo supportare questo percorso che fanno di salvataggio, no? È il dono più grande in questo senso.